al centro d'Abruzzo di San Buceto per Dolcezze d'Abruzzo, gara di dolci tipici regionali in compagnia del presidente di giuria, l'accademico della cucina Mimmo D'Alessio. Allora, com'è andata? Molto bene, ho visto queste, per essere delle casalinghe, per la verità ho avuto qualche sospetto particolare, perché dico, i dolci tutti molto buoni, molto ben elaborati, ben presentati. Devo dire una cosa che mi ha un po' lasciato perplesso è che non ho trovato una gran quantità di dolci abruzzesi di Natale. Siamo sotto il periodo natalizio e l'Abruzzo è famosissimo per i dolci di Natale, e soltanto un piatto osservava questa tradizione. Questo che cosa vuol dire? Che c'è tanta voglia di innovazione anche in questo settore? Ma io dico, penso più che altro che c'è troppa inflazione televisiva e quindi le nostre massaie si adeguano più alle mode che essere custodi delle tradizioni, almeno nel discorso dei dolci. Però devo dire che il sapore di questi dolci, l'effetto gustativo è stato naturalmente molto interessante. Cosa fa la differenza nella preparazione di un dolce che si rispetti? Beh, intanto l'equilibrio della farina con lo zucchero, l'equilibrio dei condimenti, che possono essere il cioccolato, oppure può essere l'equilibrio complessivo tra gli ingredienti principali, cioè quelli base, e i ripieni, e naturalmente la manualità. Per esempio, c'è stato un dolce, l'unico dolce che ha rispettato la tradizione, i cavocionetti, i calzonetti e i cavocionetti, non so, a seconda delle località, aveva una pasta così sottile, veramente di altissimo livello.